Prateria. Questi erano i filmati che c'erano su Ever Crisis, per chi non gioca ad Ever Crisis, che dicevano sono filmati che spoilerano eccetera eccetera, ma a me non mi sono sembrati così spoiler. Vedi, per un po' non potremo tornare a Calm. Ecco, e poi qui cominciava la... Squadra, ecco qua, in configurazione tattica nel menu principale puoi scegliere i membri che ti affiancheranno in battaglia. Selezionando fino a 3 formazioni potrai sostituire con il leone. Ok. Mete sulla mappa. Madonna mia, guarda la mappa quanto è enorme. Sulla mappa vengono memorizzate automaticamente le mete primarie, necessarie a mandare avanti la storia. In questo momento la fattoria di cui ha parlato Broden... in questo momento la fattoria di cui ha parlato... Ma con R3 puoi aggiungere altre liberamente. Meta della storia, meta di un incarico, meta aggiunta e meta di un evento secondario. Quindi ci sono diversi marker dove giustamente abbiamo le varie robe. Oh, e qui ora... Ora qui ci divertiamo. Allora, intanto devo cambiare la squadra. Ecco qua, questa è la mia squadra. Con Eris e Tifa in salviamo. Che finalmente possiamo salvare. Ah! Materiali per le trasmutazioni. Tipi di materiale, materiale da raccogliere, materiali rari, materiali ottenibili dalle belve. Ok, ci sono le tipologie. Madonna mia, guarda che bello. Il poter esplorare. Madonna, ho disintegrato, poverino. È che ormai ho preso familiarità col combattimento dalla demo, quindi... Cioè, ragazzi... Vorrei farvi notare la mappa. Cioè, se veramente riusciamo a esplorare tutta sta zona, siamo fuori di testa, eh? Cioè, veramente goti senza neanche voltarsi indietro. Cioè, guardate, ogni spigolo di mappa è esplorabile. Ecco, io la poi vedo già incarichi secondari, quindi ovviamente noi andremo a fare gli incarichi secondari. Strem. Quando la barra di stremo è piena, il nemico stremato diventa temporaneamente incapace di agire e vulnerabile. In queste occasioni potrà infliggere molti più danni.
Se sfrutti le abilità individuali in questi frangenti, la barra TB si riempie più velocemente, permettendomi di ricorrere ad abilità e magie ancora più potenti. Quando un nemico è particolarmente temibile e lo si affronta, equipaggiati di una materia invocazione. L'esper a cui è legata può risvegliarsi per venire in tuo aiuto. Quando la barra che compare in queste occasioni è piena, invoca l'esper e la sua potenza soprannaturale. Che tra l'altro io, avendo preso la Collector, dovremmo già avere praticamente come summon e tutto il resto. Aspetta, da dove... era da sistema, da dove si ottenevano gli oggetti. Ecco, contenuti aggiuntivi e bonus. Eccole qua. Materia del Trio Muguri, giara magica. Ok, posto. Abbiamo preso tutto quello che c'era da prendere. E come equipaggiamento volevo vedere... Ecco qua, bracciale orchidea. Il bracciale mi è decorato perché... Ok, questo tecnicamente sarebbe il bracciale di Eris. Quello che si vede che lei ce l'ha al polso, in teoria. E qui abbiamo portafuguri. Ok, accessorio ispirato a un eccezionale collezionista Muguri. Aumenta fino a un massimo del 5% i PV massimi e occasionalmente la quantità di materiali ottenuti. Collana ispirata alla corrente del flusso vitale. Fa recuperare il 10% di PV quando si elimina un nemico. Addirittura. Che siete proprio incredibili. Scusa, tu che summon hai? Ah, è Shiva? What the fuck? Tu c'ho come auguri? Ifrit che ce l'ha coso? No, Ifrit gliela diamo a Cloud. Invocazione gera magica, aumento dei parametri personali. Trio Muguri invece aumento dei parametri personali. Anche questa. Ah no, aspetta, ho sbagliato a leggere. Perché è qua. Ecco, gera di piccole dimensioni che cura le alterazioni e fa riprendere dopo un fuori combattimento. Prima di scomparire offre sostegno multiplo con elisir magico. Minchia. Trio Esper di piccole dimensioni che incrementa di 2 segmenti la barra sinergica della squadra. Specializzato in attacchi sinergici prima di scomparire, infligge danni magici non elementali con cupo giro. Doppio Esper di medie dimensioni con il Chocobo specializzato in attacchi fisici di vento e il Muguri di attacchi fisici non elementali. Prima di scomparire, infligge notevoli danni fisici di vento con gran finale. Furia abissale, spirale di saette... questa mettiamo tifa, potenza fisica. Ok, siamo a posto. Qui invece di tutela metallica ti mettiamo questo come bracciale. Energetica ce l'ha Cloud? No, energetica. Oddio, vabbè, tu hai preghiera effettivamente, quindi. Va bene, sì, in realtà va bene. C'è solo predatrice che potrei dare a Tifa. E ora infatti te la diamo. Così possiamo rubare gli oggetti, che sarà importantissimo. Per il crafting sarà importantissimo il ruba. Io già mi immagino in endgame tipo dover rubare gli oggetti ai nemici tipo ultra forti. Comunque era così, eh. Cioè, nel senso, i dettagli che c'erano nel remake erano praticamente questi. Solo che il remake, svolgendosi tutto dentro Midgar, è, diciamo, la percezione è diversa. Perché giustamente la percezione è pur sempre una città. Perché Midgar fondamentalmente è una città, ma è una città densa di contenuto, densa di dettagli. Qui ora è la stessa identica cosa, solo che abbiamo la parte aperta. Perché ora c'è la parte aperta. Quindi tutti i dettagli che abbiamo visto... Ecco qua, altro luogo di interesse. Cioè, tutti i dettagli che abbiamo visto nel remake, adesso li vediamo qua. Ah, con questa ci posso parlare? Sì. Mm.
Se solo riuscissi... Ah, oddio, gliela posso... PV e PM. Allora, tu invece sei il nostro amico, vero? Vedi che questo spiega anche il fatto che loro vadano nella palude. Evento secondario completato. Quindi ora lui ci ha detto che appunto dobbiamo andare. Madonna mia. Ecco, vedi tutta la zona paludosa. Ma quindi... Cioè, aspetta, ma se questa è tutta la zona paludosa... Fammi fare un attimo un calcolino. Quindi poi da questa parte qua... Madonna mia. Madonna, la mappa è spaventosamente grande. Ho un po' paura, sinceramente. Stavo controllando la mappa. Stavo vedendo la mappa se era tutto a posto. Ah, ci sono degli amici. Vulnerabilità e tensione. Molti nemici, se colpiti con attacchi a cui sono vulnerabili, entrano in stato di tensione, destabilizzandosi e rischiando più facilmente lo stremo. Per scoprire le vulnerabilità e capire come innescare più facilmente la tensione di un nemico, ok, usa ovviamente analisi. Vabbè, loro sono deboli al fuoco, mi sa che... Però, in tutto ciò faccio... vedi, vulnerabilità, fuoco e ghiaccio. Vai, attaccami. Ah, minchia, hai fatto l'attacco. Visto che bello, che coordini praticamente, pesante, leggero, fa il parry e li butti a terra così come se non ci fosse un domani. Ecco, ora il mio dubbio più grosso è: ma in queste altre zone ci sono punti di interesse che mi mancano oppure... È vero che poi magari ci torni, magari fai avanti e indietro, sai, come con la mappa puoi comunque esplorare. Però vedi, ci sono tante zone. Oh, ma questo è il tizio che ci ha dato un passaggio. Bill? Ma Bill era... Ma Bill non era il ragazzino, oddio, l'hanno fatto vecchio qua, la fattoria di Bill. Un posto appartato? Il nostro Choco Bill. Allora, vediamo se ho qualcosa da poter craftare, così nel frattempo portiamo su l'esperienza. Ecco qua.
Qui non abbiamo. Qui non abbiamo gli oggetti. Ok. Allora, vedi, io qua tecnicamente, ancora non avendo esplorato, vedete la mappa è tipo scura. Però nel momento in cui tu poi passi, si, diciamo, prende colore. Un po' come su Opera Omnia, no? Che finivamo i capitoli. Ora io tecnicamente, se fossi veramente malato, dovrei fare questo. Mettere il marcatore lì e praticamente camminare su tutto il sentiero sperando di trovare altri luoghi di interesse. E sono molto più fluidi i movimenti, sono proprio belli. A dalla mano sono veramente belli. Ecco, vedi, lì c'è un forziere. Molo della palude. Proprio pad alla mano, sono belli i movimenti, sono belli fluidi. Ecco, quello dovrebbe essere un'arma, penso. L'equipaggiamento viola è un'arma. Eccola là. Lama satinata, oddio! Che culo che non l'ho comprata allora. Ok, lesione estremante l'ho imparata. Ecco qua. Spadone di raffinata forma forgiato ai tempi della Repubblica. Abilità lampo infuocato. Bonus carica TB. Velocizza più 10% la carica della barra TB con attacchi e parate. Bella questa. Offensive consecutive in assetto pesante. Aumenta le quantità di offensive consecutive in assetto pesante. E che qui però ancora non lo posso fare. No, ancora non si può, non si può far. Dobbiamo arrivare al 25. È di 15 su 25. Tra l'altro cambia, infatti si cambia anche l'estetica, ma non si possono cambiare le skin successivamente. Cioè, se io tipo equipaggiamento voglio fare così, giusto? Ah, ok, questo è il menu per le materie in generale. Che vabbè, sono tutte assegnate, quindi sti cazzi. No, non si possono cambiare esteticamente le skin. Peccato. Oh, ecco qua, nuova, già subito, nuova arma per Cloud. E la Buster Sword già ci saluta. シンノはいねえな。ああ。共和国時代の船着き場だ。昔は船で出張を渡ってたんだよな。で、ミスリルマインを抜ければジュノンとある。ああ、その通りだ。だが船は死んでいる。 乗って、見る?無理だな。そんじゃ、泳ぐか。湿地にはミドガルゾルムが潜んでいます。え、コロリ。でも、チョコボのスピードなら大丈夫。さあ、チョコボで湿地を越えましょう。チョコボのご用命はグリーン牧場まで。だって。 どうする? チョコボ 乗る? 乗る? Ecco, vedi, dovevo andare a prenderlo di Chocobo. Quindi oggi ho dovuto installare il gioco, ho dovuto installare tutte cose, quindi non sono riuscito a cominciare presto.
Però domani sì. E tra l'altro domani dovrebbe arrivarmi anche la collector a casa. Perché in teoria c'è scritto che il corriere dovrebbe venire domani a portarla. Quindi domani unboxiamo anche la collector in live. Questo è il secondo capitolo. No, il capitolo 1 l'abbiamo fatto sempre qui oggi. Però, ah sì, va, però giustamente se non l'hai visto sì, lo recuperi poi in live. È la demo, fondamentalmente il capitolo 1 è la demo. So. Nanto, umode pukapuka to ukabi nagara, kyōjin na ashi de suisei to oyogun desu na. Soshite ano osoroshii midogaruzu orumu mo chokobu ni wa oitsukenai to kita mon na. Ma nani ga iitai ka to iu to Billy praticamente. Sì, sì, si è visto, certo che si è visto. Chocobo Bill e Chocobo Billy. Ah, Billy, quanti ricordi. Incremento 3% di danni inflitti con offensiva in assetto pesante. Aumento 200 i PV max. Subito. Aumentiamo i PV max. Aumenta di 3 IPM max, che non sarebbe male. Qui invece a Eris le aumentiamo IPM. Tifa invece potenzia ogni volta più 3% le combo attacco in base di area, questo sarebbe buono. Danni inflitti con le abilità individuali. No, facciamo le combo. Che Tifa è tutta rotta con le combo. Ecco, PV max per Barret. Sì. Iniziamo ad incrementare PV max. Yes. Ok. Boh. Minchia, meno male che non l'ho comprata sta spada a Calm. Vai Billy, dammi un bel ciocobo. Qui non c'è niente da prendere, vero? Ah vabbè, sì, a parte gli oggetti. Ah, lì c'è un forziere. Ti volevi mimetizzare, eh? La piuma di ciocobo. La piuma di ciocobo mi dai? Aumenta di 10 la rapidità. Che oddio, non è bruttissima come cosa, però. Come accessori abbiamo di meglio. Ma a proposito, gli accessori ne ho equipaggiati? Che non... Ah sì, la polsiera potente. Tu hai l'orecchino, tu non hai nulla. Ecco, potrei darti la piuma di ciocobo a te, va benissimo. Anzi, metto il portafortuna Moguri. Così raccogliamo più oggetti. Eccolo qua. Il mio miglior amico. Ah,
signori. Che belli chocobo però fatti. Minchia. そんなに払えないの。ああ。それならいい情報があるんだ。情報量1000ギル。えっ。と言いたいところだけど、美人を困らせたくないからただでいいや。実は少し前に牧場から逃げ出してそのまま野生化しちゃったチョコボがいるんだ。もしそいつを捕まえてくれたらお姉さんたちのものにしていいよ。 名前はピコ。ちょっと気難しいやつで放牧してたらいつの間にか逃げちゃったんだ。え？おじさんに雰囲気が似てるかも。まず今の足跡を探して。足跡があればその近くにいるはずだよ。野良になったチョコボはすごく用心深いけど、気づかれないように近づければお姉さんたちでも捕まえられると思うな。うん、わかった。ありがと。あとこれ重要。 Oddio, madonna, gli allevamenti mi stanno venendo in mente i flashback del Vietnam con le noci, le corse. Oh, un altro arma? Asta millenaria. Ah, mi sta dando le armi di Eris perché sapete che poi muore, giusto? Ah, ho capito. Ah, ma con lei però ancora devo fare la maestria. Mica è vero, devo sbloccare ora le robe di... Devo sbloccare le loro robe. Beh, vabbè, ora in battaglia poi le facciamo. Qua posso salire, eh? Quindi saliamo. Ah, forzierino. Medaglia Muguri. Ok, andiamo dalla sorellina, che ora mi vende l'erba Ghisal. Registratore di cassa Sam, sì, lo conosciamo Sam. È mio zio. Ma no. Al mercato. Ah, minchia. サムはチョコボ業界の大物だから変な噂が立ったらうちなんかすぐに潰されちゃう。うん、分かった。誰にも言わない。あ、リカを捕まえたらこの野菜あげてみてください。リカは特に野菜が好きだったからここに戻ってきたくなると思うんだ。Che somiglia palesemente a un ravanello. Ah, ecco, vedi, se avete delle piume d'oro ve le scambiamo con rifinimento. Ah, ok, che come nella demo che... Esatto, avevamo praticamente la skin. Ah, vedi, loro vendono i materiali praticamente per il crafting. Ecco, le piume d'oro, nuovo evento secondario.
Oh no, mi rimane ora l'insegna per tutto il tempo? Con le orme. Che c'erano le orme fuori dalla fattoria. E poi l'incontro casuale dove dovevi dare l'erba. L'erba Ghisal per distrarre il Chocobo mentre ammazzavi i nemici. Vediamo se qui hanno fatto una cosa simile. Eccolo. Sì, se fai quel casino. Infatti. Cattura dei Chocobo. Per avvicinarti a Pico procedi con cautela. C'è il rischio che i Chocobo ti vedano. Allontanati con cerchio e usa l'1 più quadrato per distrarre lanciando i sassi che trovi nell'erba. LOL. Ecco, non farti vedere dai Chocobo. Però qua come faccio? Posso passargli alle spalle o si gira all'improvviso? Ecco. Ecco, vedi, ora posso distrarlo lanciando un sasso. Due piume d'oro. Ah, quindi le piume d'oro le prendo catturando i Chocobo. Quindi dovrò catturare anche i Chocobo selvatici. Oddio, c'è il breeding. Hanno messo il breeding. È vero, era un masso gigante. Dio, ma è una femmina? In effetti un po' si somiglia. Allora, sta scavando per i tesori, forse, che ti spiegano il... Madonna, guarda come vola! Bella anche il remix della musica del Chocobo. Ok. E abbiamo le piume d'oro, no? Quindi andiamole a scambiare. Scambia. Ecco, vedi, piume d'oro. Ah, piume d'oro 2 gliene servono. Prendiamo il pettorale Shinra.
Così non ci fermano. Così siamo. Ci camuffiamo. Ecco, vedi, qui possiamo cambiare. Ah, ok. Vedi, qui quando Pico sarà pronto. Ciao, Cloud. Chi è? Ah, eccolo. Minchia. E come faccio a dimenticarmi di te? よかった。ミッドガルでは数々のバトルレポートの提出ありがとうございました。おかげさまでたくさんのマテリアを生成することができました。どうしてお前がこんなところにという困惑を検知。僕は北条によって作られたサイボーグですよ。クラウドさんの感情を読み取ることぐらい簡単です。実は僕もクラウドさんたちを見習ってミッドガルから飛び出し、世界中を見て回ることにしたんです。そこで折り入ってクラウドさんにお願いしたいことがあるのですが。戦闘データの収集か。さすがクラウドさん、話が早いですね。でもその前に通信塔を起動していた。ecco, vedi le torri di rilevazione. かつて受難共和国が世界中に建設した通信塔をシンナが接収したのですが、そのまま使われることなく放置されてるんです。 だったら僕のものにしてもいいかなって。各地にある通信塔を起動していくごとに僕の演算処理能力が強化され、探索領域を広げることができます。また、シンラに関与されない通信網を構築することだって可能です。いかがでしょう？クラウドさんにとっても有益かと思うのですが。 che è quello che vi stavo dicendo prima. Le torri di comunicazione. クラウドさんならそう言ってくれると信じていました。では早速ですが、あそこにある通信塔の起動をお願いします。Così qui c'è il tutorial che giustamente mi dicono. これが起動モジュールです。それでは今回は僕がご案内しますね。 questo è lo stesso affare che abbiamo preso nella demo che ci faceva vedere le creature e tutte le altre cose. Ora qui giustamente sono contestualizzate. Aggiornamento di caccia nella prateria. Possiamo localizzare belve pericolose e praterie. Ecco, vedi? Ah, tutte le zone che abbiamo esplorato prima. A meno che me le ha date perché avevo già esplorato quei luoghi e quindi ora me le ha sbloccate, però non penso, penso che sia fatto proprio apposta. Il dossier esplorativo contiene i dati necessari a Chadley per fare progredire le proprie ricerche, ad esempio sviluppando nuove materie o preparando nuove sfide simulate. Comincia subito a ottenere dati attivando le torri di rilevazione, dopodiché riceverai altre richieste di collaborazione per conoscere ogni zona in tutti i suoi aspetti. クラウドさんには世界中を冒険しながら様々な依頼をこなしてもらいます。そうして得られたデータを活用し 新たなマテリアを開発できればと考えています。クラウドさんと僕の共同研究というわけです。 ecco, vedi, queste magari について他に質問はありますか？ In realtà no, perché già so tutto praticamente. じゃあ早速マテリアを開発してみましょう。 Già so come funzioni. 先ほど通信塔を起動したことによりグラスランドの解析が少しだけ進みました。得られたデータを ecco, per esempio lo sviluppo, l'esplorazione, le cose posso farle anche off camera, perché alla fine attiva le materie. Ma questa è ottima.
Materia che permette di usare autonomamente le abilità individuali quando non si è leader della squadra. Ma questo è ottimo. Materia che permette di utilizzare metamorfosi. Ah sì, questo sì. Automatizzante. Ecco, questa è anche. Questa è anche figa. E poi mica crio incendiaria, che sono due magie in uno. Anche questa è ottima. E prima facciamo questa. Deva. 世界を巡る冒険の始まりですね。僕も精一杯サポートします。困った時はいつでも声をかけてください。Aggiornamenti del simulatore. I progressi delle ricerche zoologiche di Chadley contribuiscono all'aggiornamento del simulatore e allo sviluppo di varie sfide virtuali, tra cui quelle Esper, con cui potrai ottenere materie di invocazione. Le sfide verranno aggiunte automaticamente man mano che il tuo viaggio prosegue. Ok. Esper Titano, nuova sfida disponibile di già. クラウドさん。グラスランドの大地を隆起させた巨人タイタンを仮想空間に再現しました。召喚マテリアを生成するためにもぜひバトルデータの収集にご協力ください。Allora, sviluppo materie c'è questa, simulatore di combattimento. Eccolo qua. Esper Titano. Poi c'è analisi locale, analisi zoologica. Vabbè, questo è l'allenamento per principianti, ma questo la dovrò fare pure, le devo fare pure. Penso sì. E queste qua invece le devo fare man mano che esatto, elimino un ratto velenifero, come quelle che c'erano praticamente nella demo. Stessa identica cosa. Mentre invece l'Esper Titano lo possiamo praticamente fare subito. Però ovviamente non lo farò ora. Lo facciamo domani direttamente in maratona, oppure me lo faccio per conto mio e amen. Tanto queste le posso fare pure per conto mio. Anche domani mattina magari, domani appena è, le posso fare anche per conto mio. Tanto tra poco stacco, quindi la cosa che sinceramente mi interessa di più al momento è... e vedere un attimo qua la situazione. Ecco, vedi, qui c'è adesso ricerca dei moguri, qui c'è un'altra torre che è quella che avevamo trovato prima, ma io di torre ne ho trovata, questo cos'è, perlustrazione. Ecco, vedi, qui c'è l'altra torre. Ecco, queste le devo attivare tutte. Caccia 1, che è dove eravamo stati prima. E qua invece indagine la postazione sul mare. Vedi, ha sbloccato tante cose che prima... Ecco, qua ci sono addirittura le orme. Ricerca Chocobo. Quindi veramente devo andarmi a cercare i Chocobo. Hanno messo il breeding. Hanno messo veramente il breeding? Scusa, ma le torri... Allora, questa torre si vede pure. Oddio, ma mi vado ad attivare tutte le torri domani. Me le vado ad attivare tutte queste torri. Me le vado ad attivare tutte domani ste cazzo di torri. Ok, a me l'unica cosa che mi interessa per ora è andare a prendere il Chocobo. Così poi posso staccare. Così almeno una volta preso il Chocobo posso comunque esplorare in modo più veloce. Posso muovermi, posso fare tutte le cose, così poi domani, quando ricominceremo in maratona, avremo già fatto, cioè avrò già fatto in realtà, o comunque dovrò fare poi in maratona tutte le varie cose e possiamo continuare con calma. Ah, ma non posso parlare? Ah, non gli posso parlare. Ok, va bene, dammi... Ok. Ah, il fischietto. Esatto. Dopo aver catturato un Chocobo in una zona, potrei chiamare lui e i suoi simili usando l'apposito fischietto. Porca miseria, quindi c'è veramente il breeding.
Ah, aspetta, gli possiamo mettere la pettorina. La pettorina Shinra nel frattempo, vero? Ecco, mettiamogli la pettorina Shinra. Lol. Ecco. Ma che devo fare il percorso? Che mi deve fare correre col chocobo? Le gare. Certo. C'è il breeding. Non ci credo. Mi dovrò mettere a fare i chocobo anche qua. お兄さんたちはレースに出るわけじゃないから、とりあえずチョコボに振り落とされないようにね。それじゃあ、チョコボに乗ったら声をかけて。 いい感じだね。じゃあ、軽く走ってみようか。 Ah, esercita a cavalcare con le corse a tempo di scatta col chocobo. Segui il percorso segnato del range partendo dal primo traguardo intermedio. Corri per raggiungere l'arrivo a tutta velocità. Sì. Ok, facciamolo. Ah, ecco cos'erano quei numeri. Erano i checkpoint da raggiungere. Nuovo record. Yahoo! Ah, perché giustamente ti danno poi i premi in base al punteggio che fai, come nelle corse comunque. Ecco, vedi? Potresti trovare qualche lavoretto. Incarichi da tutto fare. Ecco le side quest. Ok, va bene. Sulle bacheche, nelle locande. Incarico per farti guadagnare la simpatia dei tuoi compagni. Va bene, sì, le side quest. Ah, spostamento rapido. Ah, le fermate dei Chocobo, sì, ok. Ok, questo già l'abbiamo visto. Va bene, ok, direi che questo è il momento perfetto per poter staccare stasera. Perché così ho tutte le cose secondarie, tutte le cose che posso fare anche per conto mio. E poi domani, ovviamente, fino a dove arrivo. Perché comunque poi bisogna vedere domani fino a dove arrivo. E poi domani continuiamo direttamente in maratona. Perché domani facciamo a sto punto una bella maratona e ci leviamo ogni pensiero. Quindi ragazzi, che dire, bellissima esperienza di debutto con Rebirth. Avremo tanta roba da fare, quindi non vedo l'ora che sia domani e non vedo l'ora di ricominciare. Però per il momento ragazzi andiamoci a riposare. Quindi buonanotte a tutti. Vi ringrazio ancora tutti per le sub, per i follow, per tutto quanto. Mi avete veramente rallegrato la giornata. E noi ci vediamo domani. Ciao ragazzi, notte.